che certamente ci hanno visto spiazzati rispetto a un dato che forse tutti dovevano prevedere, democraticamente parlando, perché come vediamo la rappresentanza dei nostri consigli comunali della minoranza in un organo che non va a gestire direttamente ma va a programmare un territorio, avere una presenza anche di una forza di opposizione al suo interno costituisce forse un momento di riflessione che certamente deve essere accolto. Momento che però ha costituito pure, diciamo, una discrasia, ha creato, diciamo, un momento di difficoltà nell'organizzazione complessiva delle diverse postazioni. Però non possiamo certamente noi accusare, ma nello stesso tempo chiedere o giustificarci o motivarci rispetto a un dato che è quello della presenza al nostro interno, ambito politico, quindi del centro-sinistra, di forze di opposizione, rappresentanti del centro-destra e della persona dell'amico Franco Cuffaro, il quale giustamente ha fatto un discorso che è lineare e corretto e che, come è stato accolto nelle altre aree programma, dobbiamo certamente saper gestire anche nella nostra area programma. Per cui, premesso che ha definito e scandito bene, perché l'ho ascoltato attentamente, che la sua candidatura ha un livello ben preciso, che è quello della vicepresidenza, che noi dobbiamo dare ormai per assodato, io penso che il problema stasera emerge rispetto al fatto che nessuno di noi deve nascondersi e quindi, come hanno fatto sia il commissario Berardone che il commissario Tuppa, penso che con maggiore incisività debba anche io immettere nel dibattito politico. Con la enucleazione, così come è stata fatta da Nicola Tuppa, rispetto a quelle che dovevano essere le postazioni, oggi abbiamo un problema che interessa l'area del Senese. E stasera, probabilmente, il rinvio ci viene messo, diciamo, ci viene proposto proprio perché ci sono momenti di necessità, anzi di ulteriori riflessioni in quell'area, a prescindere e al netto della postazione che noi comunque, dico democraticamente, dobbiamo assegnare, perché così hanno fatto altrove, ma non perché noi possiamo essere diversi, non lo dobbiamo fare, così hanno fatto altrove, così dobbiamo rimarcare con maggiore forza e con maggiore, diciamo, serenità anche nella nostra area. Vi è un problema del senese perché ci sono delle vicende che interessano, che il collega sindaco di Senise, Pino Castronuovo, ha evidenziato, vanno comunque diciamo portate a sintesi, quindi risolte quale nel dibattito politico e nella controversia che si è instaurata. Lui giustamente sostiene, il comune capofila, sostiene Pino Castronuovo, da questa postazione, ha sostenuto da questa postazione il comune capofila a Senese. Non ha parlato né di presidenza né di vicepresidenza. Probabilmente siamo stati noi poco attenti e abbiamo voluto portare avanti, diciamo, un dibattito di natura diversa e quindi confrontarci su altri temi, perché la sua ha sbagliato. Probabilmente forse c'è stata una ha voluto anticipare. Ha voluto anticipare la sua proposta, perché non essendo interessato alla presidenza poteva tranquillamente, insomma, aspettare al punto di suo interesse e dire come un Senese si candida come un capofila, per cui su quel tema si sarebbe aperto il dibattito e il confronto. Mi rendo conto che sulla base di questo dato, tra Senese che si candida a comune capofila e Teano, che sulla base di quello che è stato esplicitato aveva già avuto delle garanzie, costituisce per i buoni rapporti
necessario in un momento di crisi, in un momento di particolare, diciamo, criticità, continuare a mantenere solidi e coesi in un'area povera, nonostante, diciamo, il programma del Senzese, che svolge un ruolo importante anche finanziariamente ed economicamente parlando per quell'area, ma in un momento di forte difficoltà, di calo demografico, di spopolamento dei piccoli comuni, delle organizzazioni della nuova governance, unione e quant'altro, pone anche dei quesiti e delle riflessioni necessarie da farsi. Per cui nel Senzese vi è una spaccatura che certamente, avendo segretario, il dato è questo, avendo il voto palese, per ogni collega segretario, no? È una difficoltà oggi votare per Domenico Mitrini o Brigidio Ponzo, sapendo anche che ci sono momenti, poi si sono comunque consumati nel passato, momenti di condivisione che certamente vanno rispettati, e ciò ha una maggiore incisività nel momento in cui parliamo di, comunque, di sindaci che addirittura appartengono alla stessa coalizione, allo stesso partito politico. Per cui non voglio assolutamente dilungarmi. Penso che la proposta da farsi stasera, alla luce di quello che si è consumato, è di, ma in termini veramente generissimi, o riposizionare lo schematismo che ci eravamo dati, e quindi ritornare alla elezione del presidente, del vicepresidente e del comune capofila, sapendo che il centro-sinistra vota unanimemente secondo le indicazioni e le proposte di candidature che verranno poste all'attenzione di questa assemblea in questo preciso istante, o altrimenti, senza, diciamo, girarci intorno, soprassedere questa assemblea, anche questa riunione, ancora una volta aggiornando l'assemblea a data, a questo punto, da destinarsi, senza fissarla stesso da oggi, quando necessariamente si venga a ricreare quella coesione, quella solidarietà che è necessaria in un momento di particolare criticità come quello che stiamo attraversando. Per cui, siccome penso, forse ricordo di essere stato esplicito, o sulla base delle candidature che vengono proposte si crea coesione e si procede unanimemente facendo rientrare nella postazione che è già di assegnazione propria, che è quella della vicepresidenza al PDL, perché l'amico Franco Buffo ha fatto una riflessione sana e saggia, non è Franco Buffo, ma certamente io capisco forse pure la sua difficoltà, se fosse all'interno di un sistema diverso, conoscendolo pure imprenditorialmente, dico, si sarebbe ritirato dicendo: guardate, non ci sono problemi, però avendo, noi non glielo chiediamo, noi lo possiamo chiedere e non lo vogliamo, abbiamo una postazione delle quattro che secondo me è fissa, ed è quella della vicepresidenza. Sulle altre possiamo discutere nell'ambito del centro-sinistra. Se questa sera questa posizione è necessaria ed è tale che non può essere certamente discussa, dobbiamo farlo, non può essere, diciamo, risolto per le altre tre: presidenza, capofila e sede, però, diciamo, sulla base del discorso che faceva prima il sindaco Ponzo, non va assolutamente, diciamo, non potrebbe essere, diciamo, un discorso. Allora, questo se non c'è condivisione, dobbiamo necessariamente rinviare. Grazie. Mario, prego, ci mancherebbe. Noi dobbiamo stare fino a mezzanotte. Intanto sulla presidenza e sulla vicepresidenza, premettendo che bisogna dare atto, se mi è consentita, al PD, che questo dibattito, che è un dibattito che ci sta un po', come dire,
creando dei problemi. Stasera lo facciamo senza alcun problema pubblicamente, quindi anche in presenza degli amici del PDL. Insomma, voglio dire, non capita spesso, però non è che vogliamo un applauso per questo, però voglio dire, dateci anche che se l'altro ieri sera abbiamo sbagliato, perché questo dibattito l'abbiamo fatto solo perché abbiamo lasciato, come dire, attendere, quando siamo scesi giù alle 5:10, non è che avevamo risolto il problema, però abbiamo ritenuto che era doveroso scendere per non incorrere nello stesso errore di l'altro ieri sera. Però questo significa che noi stasera, in qualche modo pubblicamente, dobbiamo dirci le cose che riteniamo di dire. Io, è vero, nell'ambito del PD si era trovata una quadratura, però qui voglio anche dire agli amici, perché io ragionamento essenzialmente diretto agli amici colleghi del PD, anche se fatto pubblicamente, che la quadratura era stata trovata anche sulla presidenza, per quel che mi è parso di capire e di sapere. Come dire, per accordi, diciamo così, di cui non ci dobbiamo scandalizzare, perché da che mondo è mondo la politica è fatta di accordi, anche sulla presidenza, per accordi intervenuti a potenza sempre tra il PD e i Popolari Uniti. Quindi la candidatura di Mimmo Carlomagno non è una candidatura che nasce, per quel che so, perché riconosciamo a Mimmo Carlomagno l'esperienza, essere stato bla 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 presidente, e perché, come dire, forse ma anche la divisa da parte dei sindaci della Negrese, forse perché i Popolari Uniti avevano qui un rappresentante, come dire, degno di poterli rappresentare, quindi hanno puntato qui. E nell'ambito di questo accordo, queste sono le cose che so io, correggetemi se sbaglio, è venuta fuori la candidatura di Mimmo Carlomagno. Ovviamente allora, come bilanciamento alla candidatura di Mimmo Carlomagno, Popolari Uniti, era del tutto naturale una vicepresidenza attestata al PD nella figura di Peppino Cassanova, sindaco di Senise. Ora, noi come PD, che siamo partito di maggioranza, io, la mia esperienza è una lunga e datata esperienza, ed è normale che, insomma, i partiti più grandi sono quelli che poi in qualche modo ogni tanto, più frequentemente, devono darsi dei pizzicotti, come dico, sul pancino per accettare fino in fondo certe situazioni. Questo per dire che cosa? Che a un certo punto è venuto fuori la necessità che la postazione della vicepresidenza fosse riconosciuta al PD. Allora noi PD, se vogliamo essere, come dire, classe dirigente all'altezza della situazione, dobbiamo porci un problema. Ma questa vicepresidenza, perché se no io non voglio bastare come quello a cui De Filippo dice tu fai così e io acriticamente accetto. Io mi devo porre un problema, io e noi altri del PD, se ha un senso, può essere un valore oggi, la vicepresidenza data al PDL, in un paese nel quale a livello nazionale, piaccia o non piaccia, pur con tutti i distinguo di questo mondo, con le differenze e le differenziazioni che sono all'ordine del giorno, però in un qualche modo, come dire, i due partiti più forti si trovano a sostenere il governo Monti. Domani cadrà Monti, vabbè, quando cadrà ne piglieremo altri e faremo le nostre valutazioni, però oggi intanto è così. Se a livello regionale abbiamo sentito parlare noi, come dire, addetti un po' ai lavori, ne avremo certamente sentito parlare, di questo memorandum, sul quale si stanno spendendo, come dire, i livelli più alti a livello regionale, non solo, ma anche parlamentari del PD, PDL, e insomma poi non ci dobbiamo meravigliare se anche a livello locale ci viene fatto un invito. Quindi io devo ragionare questa presenza del PDL nei termini in cui stiamo discutendo, è utile o non è utile?
Quindi non se io devo accettare o no acriticamente l'imposizione che mi viene da De Filippo, con tutto il rispetto di De Filippo, io sono uno che ogni tanto lo chiamo, lo rompo, dico questa cosa. Io ritengo, in tutta onestà e sinceramente, di dare una risposta positiva. È opportuno, è necessario ed è ovvio che per realizzare questo noi PD dobbiamo cedere qualcosa. Dopodiché è bello, signore, non è semplice, non è facile cedere la presidenza, cedere la vicepresidenza, perché di questo si tratta. Però, signore, siamo maggioranza e forse dobbiamo fare un sacrificio per intero, per un restante che siamo comunque partiti in maggioranza e non sarà una presidenza dei Popolari Uniti e la vicepresidenza del PDL, come dire, a diminuire questa portata. Di questo noi dobbiamo essere convinti, perché sennò è in quel momento, in quella fase che noi sminuiamo il nostro valore, non perché scegliamo la vicepresidente o la presidente. Quindi io su un piano strettamente, squisitamente politico, il ragionamento sulla presidenza, ho finito. E beh, signori miei, e se no restavamo sopra altre 4 ore, abbiate pazienza. Questa è la democrazia che dobbiamo parlare. Quindi sul piano squisitamente politico, io per quanto riguarda presidenza e vicepresidente, la penso così. Ovviamente noi dobbiamo prendere atto che il discorso che ha fatto Peppino Castronovo è stato un discorso importante, nel senso di uomo che dice: scusate, io avevo posto la candidatura di Senisa, no, e poi è stata tirata fuori la mia vicepresidenza, e poi manco la vicepresidenza. Beh, insomma, dobbiamo capire che ha fatto un ragionamento molto forte quando ha detto: vabbè, io rinuncio, faccio fuori, non contate più di me, non mi considerate più candidato alla vicepresidenza, però pongo un problema che è quello di Senisa. E lo pone ovviamente in alternativa, come dire, a Triano. Qui il problema diventa politico, mentre il primo era squisitamente politico, questo è politico e anche un po' tecnico, se mi è parso di capire bene dalle parole che diceva Nicola. E qui onestamente io non ho tutti gli elementi per dire in maniera appropriata quale possa essere la soluzione migliore. Di qui quello che diceva all'inizio di questa riunione, che forse è necessario un ulteriore piccolo rinvio per quel che mi riguarda, non tanto per le posizioni di presidente e vicepresidente, ma per quanto riguarda proprio la sede del comune di Capofila. Perché per quanto mi riguarda, stasera non ho tutti gli elementi per poter esprimere un parere, per onestà, perché le cose che ha detto Peppino e che ha detto Nicola però mi sembrano assolutamente attendibili. Quindi anch'io, l'ho già detto prima, come dire, all'inizio, avendo colto gli umori un po' dell'assemblea, che forse un ulteriore rinvio è necessario, sapendo noi quindi però che insomma dobbiamo farci carico che non è che possiamo anche tirarla per le lunghe con la storia dei rinvii, quindi qualche cosa dobbiamo anche decidere e dobbiamo decidere in fretta. Grazie. Grazie Mario. Allora, io penso che... Posso fare solo una riflessione? Sì. Giusto per collegare quello che diceva il sindaco di Maratea. Qui il discorso è un discorso politico, su questo che abbiamo fatto. Però se riflettiamo su quello che ha detto Sani, su quello che ha detto Riccardo, su quello che ha detto, cioè il discorso della scelta di un comune in Capofila, e di visibilità che va a dare ai comuni capofili in quadro generale, quindi non è una questione solo politica tecnica, non è solo politica, c'è pure il ruolo che i piccoli comuni devono avere in questa area. La valutazione politica riguarda anche va bene. Io ritengo che comunque abbiamo fatto una bella discussione, al di là che non è che ci facciamo una bella cura, specialmente con l'addetto stampa che stronzare, ma quindi, però è stata una discussione che è stata positiva. Adesso l'unica cosa che ognuno di noi si deve impegnare di coordinamento e di cercare in tutti i modi di raggiungere quantomeno un'intesa. Non so come, perché la prossima volta che non è che lo dobbiamo rinviare a
segreterie, ma diciamo che nel giro di 20 giorni penso che dovremmo chiudere tutta l'operazione, altrimenti veramente siamo l'unica area che non va l'area provata. Quindi dobbiamo fare per forza per appello nominale il rinvio, se no lo diamo per approvata all'unanimità. La decisiva. Scusate, buonasera.